Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Octopath Traveler. E siamo sempre qui a Pletrovia dopo lo scorso episodio, che è stato forse il più lungo che abbiamo registrato in una volta sola. E possiamo finalmente parlare con lui, col nostro Olberic, ragazzi. Quei briganti, che razza di manigoldi prenderebbero mai in ostaggio un bambino indifeso? Non mollare, Philip, sto arrivando. Il suo nome è Olberic ed è un guerriero. Qui a Pletrovia, un remoto villaggio sugli altopiani, si guadagna da vivere sotto il falso nome di Berg. Un tempo era un grande cavaliere, ma ha perduto il suo re e il suo regno. E con essi una ragione per impugnare la spada. Ora nasconde a tutti il suo vero nome e il suo passato doloroso. Finché un giorno i briganti invadono il villaggio che ormai considera casa, rapendo il suo giovane pupillo, Philip. Olberic sguaina la spada e parte alla ricerca dei briganti. Avrà bisogno di nobili alleati per affrontare il destino che lo attende. Portare Olberic con te? E che c'è da chiederlo anche? Ok. Chi togliamo dal nostro party? Ophelia non la possiamo togliere, ovviamente, perché l'abbiamo scelta. Togliamo... facciamo in ordine di anzianità. Togliamo Hanit. Scusa Hanit, ma sei anche troppo livellata per i miei gusti. E in compenso possiamo mettere il nostro Olberic e vedere come combatte. Ok. Vuoi ascoltare questa storia dall'inizio? Perché no? To business. Who will be the next to die? It's you who'll be dying! Look about you! We have the numbers! Enemy reinforcements on the left flank! To Sir Ulbricht's side, men! The blackguards have had their way for long enough! Charge! Matters not. We're done here. Sound the retreat! Withdraw to the rallying point! Sir Ulbricht, I feared we would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? You make for His Majesty's camp, sir? Just so. Our foe attacked from both flanks. We have no orders from the Crown. This concerns me. His Majesty is well guarded, sir. Sir Erhard is with him. I know this. There is no stronger knight in the realm. Other than yourself, of course, my lord. With Sir Erhard at his side, surely His Majesty is in no danger. Perhaps not, but we must be certain. I would know how the battle unfolds. Besides, word from the king always lifts the men's spirits. As you wish, sir. We will hold this ground. Be safe, and may the gods guide your blade. And yours, Sir Ulbricht. Heavens have mercy. His Majesty's own guard, slain to the last man. Who could have done such a thing? Erhard, where is Erhard? So, it was you. My liege!
Heart. What is the meaning of this? What? What have you done? Have you not eyes? The king is dead by my hand. What madness? What treachery is this? No madness here. I call it treachery, if you will. I thought you a friend. A brother! Ah! Brothers indeed. How many times did we cross swords like this in the practice yard? And how many times have I told you? I see your every move, your every strike before it falls. As I see yours. Ah, but you've not seen everything. I saved one trick for the day I knew would come. Always the same dream. Ah, Philip. What is it? Cryvins! How did you know it was me, sir? One must always be on his guard, even when he rests. Yes, a knight. No, I am no knight. Just a man with a sword, and nothing more. If you say so, sir. But there's lots of men who carry swords that can't do half of what you do. Oh, I almost forgot, sir. The headman's looking for you. Says he wants a word. He didn't say about what. Tell him I'm on my way. Yes, sir. I'll go on ahead and let him know, sir. He'll be in the square. You know the one. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost. My land in ruin. I wandered aimlessly. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword, hiding behind another man's name. Defending the villagers from bandit raids, teaching young men how to handle a blade. Not a glamorous life, but it puts food on my plate. A man like me knows only the battlefield, worth only as much as the blade at my side, and the arm that swings it. When that blade fails to save my sworn liege, what does that make me? For years, I've asked myself that question. No answer still. At least, not one I like. One thing I do know is that I owe this village a debt. A debt I intend to repay. But that's enough brooding for one morning. The headman's waiting. Berg, sir! How there? I see. Buono a sapersi. Non hanno nulla da segnalare. Oggi siete in due? Di solito c'è un solo soldato di pattuglia. Yes. Sì, il capo lo ritiene più saggio. Di recente sono stati avvistati dei briganti sulle colline. Giusto ieri hanno sbudellato un mercante per scippargli il borsello. Una scena raccapricciante. Indeed. Il mondo è un luogo pericoloso, la prudenza non è mai troppa. Pare che il capovillaggio mi stia cercando. Just so. Sì, ho sentito, dovrebbe essere ancora in piazza.
Ora, se non le spiace, ronda mattutina, riprendiamo la marcia. Ci possiamo muovere? Ok. Allora, abbiamo capito che il nostro Olberic vive in questo villaggio sotto falso nome dopo aver appunto perduto il suo regno e il suo sovrano, non a caso. Qui c'è il capo villaggio e ora si fa chiamare Berg e è stato vittima di un terribile tradimento da parte di un suo amico, fraterno e compagno d'armi che era ritenuto il guerriero più forte dopo di lui a Visburgo, appunto. La città che, come sappiamo già dalla storia di Cyrus, è caduta 8 anni fa. E appunto vediamo questo Olberic tutto ingrigito perché è invecchiato, reduce dalle battaglie di 8 anni fa dove combatteva come un esercito. È interessante come riescano finalmente a interlacciare queste storie diverse tra di loro. E finalmente troviamo anche un po' di interazione tra i personaggi e il mondo in sé di gioco, perché finora, a parte che con Ophelia e un minimo con Anit, non c'è stata questa grande interazione col mondo. Questi diranno sicuramente tutte le stesse cose. Sulle colline perversano i briganti, per questo abbiamo pensato di organizzare nuove pattuglie. Sì, infatti. Ok, parliamo con Philip. Chiedo Venia, ma sarebbe così gentile da raccontarmi dei suoi viaggi? Voglio conoscere il mondo per diventare più forte. Ok. Sentiamo che ha da dire il capo. Ah, Berg, è qui. Buongiorno a lei. Buongiorno a entrambi. Philip mi ha riferito che desidera parlarmi. Sì, esatto. Andrò dritto al punto. Sono stati avvistati dei briganti sulle colline. Ho notato che avete raddoppiato le ronde. Beh, hanno messo 2 persone, non è che... Proprio così, e pensavo di chiedere il suo supporto. Con i banditi in agguato, gli abitanti non osano avventurarsi tra quelle colline. Non possiamo controllare le trappole, tantomeno raccogliere legna. È un problema, e non di poco conto. Me ne occuperò io. Dove posso trovare questi furfanti? Ahimè, ignoro la posizione esatta del loro covo. Ho inviato in perlustrazione alcuni uomini, ma... Nel frattempo potrebbe addestrare la nostra milizia. I ragazzi si impegnano, ma non distinguerebbero uno spietro da una spada, essere sinceri. Può considerarlo già fatto. Oh, mi perdoni. Al corso potrebbe partecipare anche il mio Philip. Se lui è d'accordo, nulla da obiettare. Oh, è più che d'accordo, glielo assicuro. Mi tormenta da settimane perché glielo chieda. Che ragazzo valoroso. Quel giovane ha coraggio e ambizione. E il nostro Berg è uno splendido esempio a cui ispirarsi. Da quando mio marito è venuto meno in guerra... Beh, sa, mio figlio ha raggiunto l'età in cui serve una figura paterna. Sconvolto. Oh no, non mi permetterei mai di... Suo figlio è già una risorsa del villaggio. Sarebbe un onore addestrarlo. Troppo gentile da parte sua. È deciso. In tal caso prepari il ragazzo, così che possa rendere orgogliosa sua madre. Sarà fatto. La ronda. Ok, azione viaggio di Olberic. Usa l'azione specifica di ciascun personaggio per superare le difficoltà. Ok, Olberic può sfidare a duello gli abitanti, un po' come Anit. E quindi abbiamo fatto, non sapendolo, la scelta giusta nel sostituirlo. Sfida. Sfidare questo personaggio a duello? Uno scontro leale e cavalleresco. Alle armi. Sempre pronto a duellare, sir. Let us fight with honor. E credo che stavolta, esatto. Lancia e spada. Figo. Stavolta infatti possiamo usare le nostre armi effettivamente. E siccome sono nemici tutorial, è palese che... Vai. Equo fendente. Ma già è morto. Ok.
Dicevo, è palese che sono deboli alle armi che già abbiamo, insomma. Ah, colpito di nuovo. Tu attacchi con slancio, ma ti esponi all'avversario. È sufficiente un semplice contrattacco per spedirti a terra. Ricorda, l'equilibrio è fondamentale. Equilibrio ricevuto. Cercherò di tenerlo a mente. E l'abbiamo messo KO. Pensiamo a te adesso. Vediamo che sai fare. Uno scontro leale e cavalleresco. Alle armi. È sempre un onore addestrarsi in compagnia di un combattente del suo livello, signore. Bello come cela la sua identità, però tutti sanno che è un combattente di livello. Ok. E tra l'altro, come avevamo preventivato... ok, figo. Come avevamo preventivato, il nostro Olberic è il primo personaggio ad utilizzare una spada. Se non forse anche l'unico. Perché chi altri potrebbe utilizzare una spada di quelli che abbiamo visto? Non lo so proprio. Però ci siamo potenziati l'attacco, quindi... Vabbè, non è che sia sto grande potenziamento, In compenso possiamo fargli così adesso. E portarci a casa la vittoria. Beh, certo che con ogni battaglia diventi più forte, guadagni esperienza, caro Olberic. È il funzionamento base dei JRPG. Funziona così proprio. È inutile, non saremo mai alla sua altezza. Perché sei troppo esitante? La difesa è importante, non lo nego. Ma non si vincono le battaglie se non si trova il coraggio di attaccare. Se lo dice lei. Ecco Philip. Non dirmi che lo dobbiamo affrontare perché... No, cioè... Detto questo, combattendo fianco a fianco, potreste compensarvi a vicenda. Indeed. Stavo pensando lo stesso. Just so. Saremo migliori della somma delle nostre parti, giusto? Che ne dici? Combattiamo insieme? Meglio in due che da soli. Quindi li riaffrontiamo insieme? Ti prego. What's this? Qualcosa non va? Eh? No, scusate, è un'ottima idea. Esercitatevi insieme e un giorno sarete dei veri soldati. Yes. Signore. I thank you. Noi due andiamo di pattuglia, con permesso. I see. Sì, certo. Prego. Signore, combatta con me, per favore. No. Non sei ancora pronto. Devi lavorare sulla postura. Hey, come on. Oh. Ripeti gli esercizi che ti ho mostrato e presto potrai duellare con me. Hai talento, ragazzo. I do? Davvero? I see. È raro che un giovane della tua età apprenda così in fretta. E per oggi mi sono allenato a sufficienza. Cribbio! Grazie, signore. Mio padre, lui... Non c'è più, signore. L'hanno ucciso in guerra. Ho saputo. Da allora mi ha cresciuto mia madre, con le sue sole forze, signore. Ma presto sarà un uomo adulto e toccherà a me prendermi cura di lei. È fortunata ad avere un figlio così coraggioso. Ora capisce perché voglio diventare più forte, signore. Devo proteggere mia madre e la gente del villaggio. Dopo i sacrifici che ha affrontato per me, glielo devo. Anche io un tempo avevo qualcuno da proteggere. Fissato proprio, eh? Signore? Presidente? Non farci caso, ragazzo. Vecchi ricordi che affiorano. Continua ad allenarti e presto sarai un degno guerriero. Certo, signore. Dovrei fare un giro del villaggio. Lo credo anch'io. Vai di pattuglia. Ah, Berg, posso affidare la pattuglia, vero? Ma che ne dici di una sfida, capo villaggio? Così magari entriamo in casa tua e ti rubiamo tutto. Non ho chiesto io di essere chiamato in causa. Let us fight with honor. E adesso sfidiamo tutti, affrontiamo tutti. Debola la spada, ovviamente. Ma stiamo scherzando proprio.
Oh, non è morto però. Wow, 13. No, ma ci fa troppo male. Ok. Non è che sia tutto sto thrill, perché è stato uno scontro onorevole, sì, ma insomma. Esatto. Picca da guerra e nettare curativo. Perfetto. E la picca da guerra, che cosa sarà? Sarà un equipaggiamento? Credo, sì, vabbè, picca, quindi sarà una lancia. Oddio, guardate che lancia! Sgravato! Bellissimo! Ok, da adesso in poi utilizzeremo solo la lancia, mi dispiace per gli altri. Vuoi placare la sete? Questa è la nostra locanda, va bene. Qui dentro? No, qua dentro non possiamo sfidare nessuno come al solito. Ah, vai di pattuglia? Niente, dovevamo fare solo questo. Ah! Briganti, ci attaccano! Berg, signore! Briganti dalle montagne! Ok. Però non ci perdiamo d'animo sfidando il capitano della guardia. Proviamo a sfidarlo, anche se è 4 e non credo di riuscire, visto il livello del personaggio, ma... Vabbè. Risolutezza. È debole a spada e pugnale. Ok. Oh, 185. Ecco. Ci ha asfaltato. Che esito deplorevole. ma siamo di livello basso, purtroppo. Ok. Tutto risolto. E qui dentro ovviamente niente. Ah, ma possiamo comprare cose. Io direi di risparmiare i soldi per comprarci la gran spada. Così abbiamo la lancia e la spada di livello più o meno equivalente. Dai, ma quanto mai saranno forti sti briganti, su via. Bah, questi luridi bifolchi non hanno alcun rispetto. Siamo di più, circondiamoli. Passateli a fil di spada prima che il capo scopra che questi spalaletame ci hanno rallentato. Fatevi sotto, bestie. Non vi lasceremo passare. Al diavolo, questi spalaletame sanno combattere. Signore, ottimo lavoro uomini, siete stati in gamba a fermarli. Ma ora lasciate fare a me. E tu chi diavolo saresti? È un povero illuso se spera di affrontarci tutti. Abbiamo affrontato di peggio. Oh, ma che bella spada. Conosco quelli come te, cavaliere errante. Ne ho ammazzati parecchi. Statemi a sentire. Questo tipo porta guai. Avete ragione entrambi. Sono un semplice cavaliere errante, privo di qualsivoglia titolo. Ma se state cercando guai, li avete trovati. Chiudi il becco prima che ti mozzi la lingua. Basta, cianci, infiziamolo. E quegli altri ovviamente non ci aiutano, cioè lo dobbiamo fare da soli. E tra l'altro guardate, Eco Fendente ci permette di fare questo. Figata. Altro attacco. E proviamo la lancia. 82, beh. Niente a che vedere, eh. Certo, ci fanno del male, però... Ecco, vedete? 3-13, quindi... Anche noi gli facciamo del male fisico e parecchio anche. Ma ancora è vivo. Comunque, se ci fate caso, prima erano i pirati, adesso i briganti. Alla prossima che troviamo? Dominio. Perfetto. E già livello 3. Stiamo migliorando, eh? Tu sai combattere, è vero? Ma non finisce qui. Quando il capo lo verrà a sapere, sarai un uomo morto, capito? Questo si vedrà. Aiuto, mio figlio! Lasciami andare, lurido! Ah! Eh?
Oh, Berg, me l'hanno portato via. Il mio povero Philip voleva proteggermi, ma quei bruti. Dannazione. Sono desolato, erano in troppi e... Ma se sei più forte di me, stai zitto. Non è il momento, ora dobbiamo salvare il ragazzo. Sappiamo dove trovarli, si nascondono in una grotta tra le montagne. Andiamo allora, chissà di cosa sarebbero capaci. Aspettate. Ma dobbiamo fare qualcosa, potrebbero ucciderlo. Se andate via, chi proteggerà donne e bambini qualora tornassero i briganti? No, faresti soltanto il loro gioco. Santi nomi, cosa possiamo fare allora? Andrò io alla ricerca del ragazzo. Da solo, ma signore, persino lei. Voi resterete a guardia del villaggio, almeno fin quando non sarete certi che non torneranno. Capo. Lei rappresenta l'unica speranza per il ragazzo e per noi. È sicuro di sentirsela, Berg? Può contarci. La prego, mi riporti mio figlio. Alla mia parola. E così devo andare a salvare il ragazzo da quei furfanti. E invece che andarci te ne stavi fermo qui. Andiamo, forza. Come dici? Mi stai offrendo il tuo aiuto? A quanto pare ti trovi a tuo agio sul campo di battaglia. Sarebbe un onore combattere al tuo fianco. Philip è stato trascinato nel covo dei briganti a nord del villaggio. Dobbiamo fare presto. Olberic si unisce al gruppo. Questo personaggio, ragazzi, mi ricorda parecchio. Intanto dobbiamo uscire dal villaggio in direzione nord. Mi ricorda parecchio Vinland Saga, se sapete, senza fare troppe allusioni. Berg, signore, i briganti si sono rintanati in quella caverna. È molto pericoloso. Meglio prepararsi a dovere prima della partenza. Ma io sono già tutto pronto, non vi preoccupate. E ci sarà il percorso per arrivarci o semplicemente andiamo, ci sta un pezzetto di strada e poi c'è il dungeon? Boh, vedremo. Valico Montano, perfetto. C'è il percorso. Come voleva si dimostrare. E qui sotto... Ok, una bella cassa. Dove dentro troviamo una prugnola spirituale. Purtroppo, ragazzi, questi dungeon possono essere... Cioè, qualunque di questi dungeon può essere il dungeon iniziale del gioco. Quindi, ovviamente, troviamo dei materiali di base. Cioè, non è che troviamo chissà che di avanzato. Abbiamo appena scoperto la debolezza all'arco. Dopo che di arco abbiamo solo tressa, ma... Ok. Ok. Proviamo il furore di fuoco? Ma sì. 100. Wow. Ok, abbiamo fatto 200 danni in una volta sola, il che è molto positivo. Ah, scusate ragazzi, sono andato ad aprire un attimo la porta, che così passa l'aria. Che voi starete vedendo sto video tipo a ottobre, non so quando di preciso. Però io lo sto registrando a metà luglio e fa caldo, si muore ragazzi. Anzi, che almeno tira un po' di vento, non vi faccio sentire il ventilatore perché altrimenti poi è troppo sul microfono. Comunque, bello della diretta a parte, equo fendente. Ok. E questo tizio non è debole al bastone, quindi Cyrus, diciamo, non ha molto da fare. E manco Filia, quindi difendiamo con loro due. 1000 falci. E comunque da una parte è anche bene. Ok, poi le usiamo quell'abilità. È anche bene da una parte il fatto che appunto questi... Cioè, tra tutti questi personaggi che andremo a prendere nel corso della nostra avventura ci sia una maga bianca fissa. E io non pensavo che scegliendo il personaggio, il primo personaggio da cui partire, appunto ci saremmo trovati a tenerlo sempre nel party. Ma non è una cosa completamente negativa, Qui? Ah, vabbè ragazzi, ma questi sono gli stessi nemici delle montagne, niente di che. Allora, che dite? Proviamo a fare supporto? Soldato, bandito, ballerina. Figo. Allora, io direi per il momento di non spendere troppi soldi e di chiamare il soldato e vediamo che cosa fa. Ok.
Che figo, guardate, attacca e ci aumenta la difesa. Tre turni e poi gli altri due. Non ho capito perché ho Ophidia a tre turni, però vabbè. Vento gelido? Ok, è stato abbastanza facile. L'attacco. E doppio attacco e dovrebbe morire. Perfetto. Al primo turno, cari miei, ma con quattro personaggi, ma che vi aspettate? Ok. Qui. Un bel ponte tibetano. Fatiscente a dir poco. Un punto di salvataggio. E noi salviamo. E qui ci sono briganti. Ok. Moneta antica per uno e questa si vende bene. E ragazzi, se non c'è nient'altro da vedere, da esplorare... Ok, c'è una battaglia. Siamo arrivati presto alla boss fight. Cioè questo non era proprio un vero e proprio dungeon, era più un percorso. A meno che non... questo non era il percorso in sé per sé e adesso inizia il dungeon. Vabbè, comunque adesso facciamo sta battaglia e poi ci salutiamo, perché così, se effettivamente c'è un dungeon la prossima volta, bene, altrimenti affrontiamo il boss e viene un episodio un po' più corto. Io, è anche un po' il bello della diretta, questo ancora lo ridiciamo, perché appunto è così, no? Cioè non sapere quello che ti aspetta da una parte è sempre un brivido. Allora, rubiamo 40 foglie e equo fendente. Lo sapevo che sarebbero morti. Macigno roboante. Ok. Attacchiamo. Corazza. Attacchiamo. Wow, è morto con una bastonata che non era manco debole al bastone, ma va bene. Livello 5 per il nostro Alberic. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima.